Comunale di Ottaviano, considerato che nell'anno 2005 aderì alla proposta dell'Associazione Libera contro il disegno di legge che tra i molti aspetti discutibili prevedeva la possibilità di azioni senza limite di tempo e su richiesta di chiunque fosse stato titolare di un interesse giuridicamente riconosciuto dei provvedimenti di confisca, che praticamente alcuni beni confiscati alle mafie potevano ritornare ai loro familiari in nome di un malinteso garantismo, e che grazie alla mobilitazione di tutte le forze politiche di sinistra e soprattutto grazie all'impegno profuso dell'Associazione Libera con la raccolta dell'adesione fu ritirata dal Parlamento. Considerato che 13 anni fa oltre 1 milione di cittadini firmarono la petizione che chiedeva al Parlamento di approvare la legge per l'uso sociale dei beni confiscati alle mafie, un appello raccolto da tutte le forze politiche che votarono all'unanimità la legge 109-96. Con questa legge si coronava il sogno di chi, a cominciare da Pio La Torre, aveva pagato con la propria vita l'impegno per sottrarre ai clan le ricchezze accumulate illegalmente. Visto come oggi quell'impegno rischia di essere tradito con un emendamento introdotto in Senato alla legge finanziaria, emendamento che infatti prevede la vendita di beni confiscati che non si riescono a destinare entro 3 mesi o 6 mesi. Ed è quindi facile immaginare, grazie alle note capacità dell'organizzazione mafiosa di mascherare la loro presenza, chi si farà avanti per comprare ville, case e terreni appartenuti ai boss mafiosi e che rappresentano altrettanti simboli del loro potere, costruito con la violenza, il sangue e i soprusi. Rilevato come la vendita di quei beni significherà una cosa soltanto, che lo Stato si arrende di fronte alla difficoltà del loro pieno ed effettivo utilizzo sociale, come prevede la legge. E il ritorno di quei beni delle disponibilità dei clan a cui erano stati sottratti, grazie al lavoro delle forze dell'ordine e della magistratura, avrà un effetto dirompente sulla stessa credibilità delle istituzioni. Per queste ragioni chiede a questo Consiglio Comunale di sostenere e di dare la propria adesione all'unanimità, votando favorevolmente questo appello proposto dal Presidente dell'Associazione Libera Don Luigi Cioffi, per la richiesta al Governo e al Parlamento. Primo, ritiro dell'emendamento sulla vendita dei beni confiscati contenuti nella legge finanziaria. Secondo, per il rafforzamento dell'azione di chi indaga per individuare le ricchezze dei clan. Terzo, perché siano introdotte norme che facilitano l'utilizzo sociale dei beni e venga data completa attuazione alla norma che stabilisce la confisca di beni ai corrotti. Quarto, perché le risorse finanziarie, se tratta le mafie, vengono destinate innanzitutto ai familiari delle vittime di mafia e ai testimoni di giustizia. Quinto, perché soprattutto non vengono venduti quei beni confiscati che rappresentano il segno di riscatto in un'Italia civile, onesta e coraggiosa. Chiedo inoltre al Sindaco e al Presidente del Consiglio l'impegno di far pervenire tempestivamente agli organi istituzionali, Governo e Parlamento, l'adesione di questo Consiglio Comunale all'appello di Don Luigi Cioffi.